Questa per me è una festa piena di gioia e di commozione. Tutte le volte che torno a Caravaggio realmente respiro un orizzonte nuovo che rinfresca il mio cuore, la mia mente e la mia vita. E questa occasione legata alla fondazione del Beato Spinelli è particolarmente grata, perché sviluppa un'idea di carità che diventa educazione a partire da quello che è il cuore dell'esistenza, cioè l'Eucaristia. Cos'è l'Eucaristia? Il dono straordinario di Gesù morto e risorto per noi, di Gesù che è l'amore stesso. Alle nostre povere persone non sapremmo neanche che cosa vuol dire l'amore se non avessimo questa precedenza. Allora la vita consacrata è proprio qui per ricordarci che nulla si può anteporre a Gesù, che è l'amore, e l'uomo di oggi ha sete di tutto questo, anche se non lo dà a vedere, anche se spesso non si accorge. Quindi personalmente sono molto lieto di poter celebrare questo centenario, ma credo che tutte le nostre chiese lombarde debbano rifare eco a questa figura del Beato Spinelli e alle istituzioni che lui ha saputo creare, proprio perché l'uomo di oggi rincontri il sorriso della Vergine e attraverso questo sorriso trovi un po' di più se stesso e il proprio cammino.